Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Sono vestita di rosso anche oggi e questo cosa significa? Che faccio un altro video tag sul Natale. Siamo comunque in piena atmosfera natalizia e quindi io mi sono di nuovo messa questa maglia perché è rossa, quindi la associo al Natale, ma questa volta ho cambiato spilla perché questa volta ho un pupazzo di neve anziché l'albero di Natale. C'è sempre la renna qui con me, quindi facciamo questo video tag che mi piace tantissimo e che si chiama Il mio Natale. Io l'ho visto sul canale di Ombretta, vi lascio il link in descrizione. È un video che comunque mi è piaciuto tantissimo, un tag che mi è piaciuto e quindi volevo riprodurlo. Prima domanda, come vivi il Natale? Allora, io devo dire che ci sono stati un po' di cambiamenti negli ultimi anni. Fino a qualche anno fa io vivevo il Natale proprio completamente a 360 gradi, nel senso che lo vivevo proprio appieno in tutti i modi, in tutti i sensi. Poi diciamo che negli ultimi anni noi abbiamo anche avuto delle perdite in famiglia, quindi insomma il Natale non è proprio più la stessa cosa, non è più come prima. Però nonostante quello io cerco comunque di vivermelo appieno lo stesso, quindi addobbo la casa, faccio l'albero, metto tutte le decorazioni. Mi piace andare in giro per la città a vedere tutte le vetrine addobbate per Natale, mi piace vedere tutte le luci che vengono accese in giro per la città, mi piace andare con mia mamma a comprare i regali di Natale, mi piace metterli sotto l'albero, mi piace fare i pacchettini, insomma, mi piacciono tutte queste cose che ricordano il Natale. Mi piace molto andare a vedere dei presepi, quindi mi piace nella mia città con il mio compagno andare a vedere qualche presepe, quindi noi spesso, magari nelle feste, quando lui è in ferie, prendiamo magari una giornata, un pomeriggio, facciamo una gita, andiamo a vedere un presepe, magari in una località abbastanza vicina, però magari una gita fuori porta sotto Natale per andare a vedere un presepe la facciamo, quindi insomma mi piace fare tutte queste cose. Seconda domanda, ci tieni al regalo? Dunque, io non tengo al regalo nel senso materiale del termine, cioè non è l'oggetto che mi interessa. Però devo ammettere che mi fa piacere comunque quando qualcuno mi fa un regalo. Mi fa piacere perché significa che ha pensato a me. E questo mi fa piacere, indipendentemente dalla cosa che mi regala. Mi può anche regalare un biscotto, non ha importanza quello che mi regala. Però il fatto che qualcuno abbia pensato a me, abbia occupato un pochino del suo tempo per andare a comprarmi un regalo, per me è veramente una cosa molto, che mi fa molto piacere. Quindi in quel senso, diciamo che ci tengo in quel senso, ma non nel senso materiale oggettivo. Terza domanda. Cosa preferisci regalare in genere? Su cosa scegli l'oggetto da regalare? Io preferisco regalare qualcosa che so che può piacere, che può far piacere, quindi diciamo che mi piace l'idea di comprare qualcosa che so che regalerò a una persona che comunque quando riceverà il regalo sarà contenta o comunque ci si prova, perché poi per carità non si può sempre indovinare il regalo giusto. Però mi piace questa idea, insomma, di andare alla ricerca di qualcosa che può piacere. Quindi non c'è una cosa in generale che io preferisco regalare, perché dipende sempre dalla persona che lo riceverà. Diciamo che io mi diverto di più se devo fare il regalo magari a una ragazza, a una donna, perché magari vado a scegliere delle cose che solitamente piacciono anche a me, quindi magari mi diverto di più piuttosto che andare a comprare magari qualche oggetto di elettronica o qualcosa che poi devo regalare a un uomo che magari a me non interessa, quindi mi diverto meno. Però comunque se so che quella persona lì vuole l'oggetto di elettronica, mi fa piacere andare a comprare quello perché so che riceverà una cosa che può piacergli. Quindi, insomma, questa è un po' la base del mio regalo. Deve piacere alla persona che lo riceverà. Il regalo più bello che hai ricevuto? Ecco, questa è una domanda difficile, non tanto perché io non sappia qual è il regalo più bello che ho ricevuto, ma perché questa è una domanda che io ho interpretato in due modi diversi. Il primo è andare a cercare un oggetto materiale che mi è stato regalato e dire ecco, questo è quello più bello. E invece la seconda interpretazione è meno materiale ed è un pochino più affettiva, diciamo. Quindi se devo rispondere
un regalo, quindi un oggetto, direi che il regalo più bello in assoluto che ho ricevuto sicuramente è la macchina fotografica che mi è stata regalata dal mio compagno qualche anno fa. È una macchina fotografica spettacolare, favolosa, proprio quella che io volevo, quindi quello sicuramente è il regalo più bello, almeno quello degli ultimi anni. Poi io negli anni ho ricevuto tantissimi regali belli, i miei genitori mi hanno sempre fatto dei bellissimi regali, tutta la mia famiglia comunque mi ha sempre fatto dei bellissimi regali. Però se devo sceglierne uno e magari non andare troppo indietro nel tempo, scelgo comunque la macchina fotografica che mi è stata regalata dal mio compagno. Invece, se io devo dare una risposta un pochino diversa, sulla base di un'interpretazione meno materiale, devo dire che il regalo più bello che io ogni anno ho ricevuto a Natale è il fatto di aver avuto la possibilità di passare sempre il Natale con la mia famiglia, perché comunque non è una cosa scontata. Ci sono un sacco di persone sole che non hanno la possibilità di passare il Natale con la loro famiglia e questa secondo me è una cosa molto triste e mi dispiace molto per queste persone, mi dispiace davvero. Quindi io credo che aver avuto la possibilità di passare sempre il Natale con la mia famiglia, circondata dai miei affetti, credo che sia il regalo di Natale più grande che io potessi ricevere. Quindi sicuramente quello. Quinta domanda, il regalo più importante che hai fatto, se lo hai fatto? Allora, io mi verrebbe da rispondere che tutti i regali che faccio sono importanti, perché io non faccio mai un regalo a caso. Io tutte le volte che faccio un regalo, comunque un regalo pensato, è un regalo scelto, è un regalo che io faccio con il cuore, quindi sono tutti regali importanti quelli che faccio, non c'è un regalo meno importante di un altro. Ci sono magari persone che sono più importanti di altre, perché ovviamente non posso mettere sullo stesso piano magari i miei affetti e la mia famiglia a magari la persona che conosco poco, alla quale magari faccio un regalino perché ho un pensierino così, quindi ovviamente non posso metterli sullo stesso piano. Però anche quella persona che magari conosco meno, ma alla quale faccio un pensierino perché magari mi fa piacere, e comunque quando le faccio un regalo è un regalo importante perché comunque non è un regalo a caso, quindi sono tutti importanti i regali che faccio. Sei d'accordo a fare le vacanze di Natale in viaggio o è meglio passarlo in famiglia? Io il Natale preferisco passarlo in famiglia perché comunque circondarmi dei miei affetti, il calore della famiglia, le tradizioni, sono cose a cui tengo e quindi mi piace di più. Però non sono contraria comunque a passarlo anche in viaggio, quindi diciamo che in generale preferisco passarlo in famiglia. Se però capitasse magari una volta nella vita, comunque un anno particolare in cui c'è un'occasione magari di fare un bel viaggio, perché magari è un'occasione particolare, diciamo che non lo escluderei a priori, diciamo che valuterei un attimo la situazione, valuterei il tipo di viaggio, valuterei un po' di cose, poi magari non è detto che per una volta non si possa anche passare un Natale in viaggio, quindi diciamo che non lo escludo. Come ti piace decorare l'albero? Allora, a me l'albero mi piace che sia enorme, nonostante la mia casa sia piccolissima. E mi piace decorarlo proprio a pieno, quindi riempirlo di luci, di fiocchi, di palline, di decorazioni di tutti i generi. E mi piace che ci siano le decorazioni che mi ricordano la mia infanzia, quindi cose che appartenevano ai miei nonni, anche cose che appartenevano all'altra mia nonna, insomma, tutte cose comunque anche antiche, vecchie, cose dell'albero che facevamo io e i miei genitori quando ero piccola, insomma, mi piace che ci siano anche tanti ricordi sull'albero, quindi insomma, un po' di tutto, mi piace riempirlo di roba. Questa è l'ottava domanda. Io sono un po' indecisa se leggere questa domanda perché devo dire che è una domanda un po' particolare e io credo che il mio canale sia seguito principalmente da persone adulte. Però, siccome non ne posso avere la certezza assoluta, io ho deciso di saltarla questa domanda perché questa ottava domanda, qualora fosse ascoltata da qualche bambino, comunque da qualcuno, diciamo dai 10-12 anni in giù, potrebbe essere una domanda spiacevole. Quindi io la salto, questa domanda la salto e passo direttamente alla nona domanda. Perché
Panettone o pandoro? Panettone. A me piace il panettone, il pandoro non è mai piaciuto, quindi sicuramente panettone. Mi piace il panettone genovese, ma anche il panettone di Milano, quello classico, comunque mi piace molto. Ultima domanda, cosa ti auguri per questo Natale? Io, anche se può sembrare una banalità, ma vi assicuro che non lo è, io mi auguro davvero di poter passare il Natale in serenità, mi auguro davvero di poter avere tutta la serenità possibile, la serenità in famiglia, la serenità nel cuore, la serenità proprio in senso generale per me, per le persone che fanno parte della mia famiglia, le persone che amo, per il mio compagno, per mia mamma, per mio papà, per mia nonna, per mia zia, per mio zio, per i miei cugini, veramente per tutta la mia famiglia, perché io tengo tantissimo ad ognuno di loro e gli voglio veramente bene con il cuore. Quindi mi auguro che possano essere tutti sereni, che possano stare bene in salute e quindi davvero mi auguro tanta serenità per tutti. È veramente l'unica cosa che io mi auguro di ricevere questo Natale. Serenità, 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 perché comunque è un periodo difficile un po' per tutti, quindi mi auguro davvero che ci sia tanta serenità sotto l'albero. Concludo con questo tag, vi mando un bacio, vi do appuntamento al prossimo video, mettete un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, un bacio enorme a tutti.